Torino e il Piemonte tra i protagonisti della Mostra del Cinema di Venezia. Al Lido è stata presentata la Film Commission, che sostiene la realizzazione di film in città e nella regione. Torino e il Piemonte puntano decisamente sul cinema per affermare la loro immagine in Italia e nel mondo. E qui è stata presentata la Film Commission, l'ente che promuove la lavorazione di film a Torino e nella regione. A questa trasferta torinese a Venezia il presidente della Film Commission, l'imprenditore cinefilo Marco Boglione, i consiglieri Bruno Gambarotta e Manuela Lamberti, con gli assessori alla cultura Leo e Perone. Atteso e naturalmente gradito il saluto molto complice del direttore della Mostra del Cinema Alberto Barbera, catapultato a Lido l'anno scorso dal Torino Film Festival Cinema Giovani. Questo incontro si deve anche appunto alla sua complicità. E tra le tante altre presenze, Gianni Rondolino, fondatore di Cinema Giovani, che oggi è uno dei più apprezzati festival del mondo, col direttore Stefano Della Casa, il regista torinese Mimmo Calopresti. E con loro i consiglieri regionali Ghiglia e Angeleri, e poi giornalisti, produttori di cinema, registi. Ad un successivo incontro ha partecipato anche il sindaco Castellani. Ecco tante presenze che dicono dell'importanza che si dà da regione e comune alla Film Commission e alla risorsa cinema per l'immagine, la cultura, l'economia. Ci sono i cinque festival della città, il nuovo museo del cinema alla Mole, le attività televisive e multimediali. Il presidente Marco Boglione è entusiasta di questo incarico. La missione della Film Commission è attrarre imprenditori del settore del cinema e del multimediale in genere sul territorio piemontese, fornendogli tutte quelle infrastrutture e quei servizi che servono loro per fare meglio il loro mestiere, sperando che vengano e poi tornino.